Salve a tutti, sono la professoressa Di Nuno, insegno presso l'Istituto di Genova di Accanosa di Puglia nel corso chimico-biologico. Sono qui per raccontarvi un po' della mia esperienza e spero che questa mia esperienza vi indirizzi verso un percorso di studio utile a voi stessi. Anch'io, come tutti quanti voi, ho dovuto nel percorso della mia vita fare delle scelte. Ho scelto e mi sono diplomata come tecnico di laboratorio presso l'Istituto Luigi Einaudi, un diploma che mi ha consentito fin da subito, quindi al termine del mio percorso scolastico, di mettermi in mondo del lavoro. Il diploma di tecnico di laboratorio lo consiglio perché integra competenze in chimica, fisica, microbiologia, biologia, materie utili a garantire un successo e a superare senza nessuna difficoltà i test di ammissione alle facoltà universitarie. Il diploma di tecnico di laboratorio è utile per tutte le facoltà, ma riveste un particolare interesse nell'ambito sanitario, medico-sanitario, quindi nelle facoltà di fisioterapia, tecnico di laboratorio medico, medicina e chirurgia, tecnico radiologo, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica, fisica e scienze infermieristiche. Inoltre vi consentirà a 23 anni di essere laureati e di mettervi immediatamente nell'ambito del lavoro. Beh, che dirvi, se la mia esperienza è stata utile, vi consiglio di iscrivervi al corso chimico-biologico presso l'Istituto Luigi Einaudi. Salve a tutti. Sono la professoressa Di Giacomo, anch'io insegno all'Einaudi, al chimico biologico, e sono qui per raccontarvi la mia esperienza, e spero che questa poi possa aiutarvi nella scelta della scuola superiore più adatta a voi. Anch'io mi sono diplomata al chimico biologico presso l'Einaudi un po' di anni fa, e poi ho deciso di continuare gli studi iscrivendomi all'università ed ho conseguito poi la laurea in biologia. Perché voglio parlarvi del corso chimico-biologico? Perché mi ha dato davvero tante opportunità. In primis quella di lavorare oggi come docente di laboratorio, è cosa non trascurabile. E poi perché è stata di fondamentale importanza come scelta anche per quanto riguarda i miei studi universitari. Mi ha dato delle ottime basi scientifiche che poi si sono dimostrate davvero essenziali per comprendere materie di una certa complessità come la biologia, come la chimica. E poi anche per superare i test d'ingresso, che sappiamo essere uno scoglio davvero importante per i ragazzi oggigiorno da superare per poter poi accedere al mondo universitario. Oltretutto mi sono resa conto che la parte laboratoriale è stata fondamentale, perché grazie a quella poi mi sono distinta anche rispetto agli altri colleghi che hanno magari derivano da un tipo di studi umanistici, ad esempio, e nell'utilizzo di strumentazioni quali l'HCLP o lo spettrofotometro o il microscopio. Mi sono resa conto che è stata un'ottima formazione quella delle scuole superiori, proprio perché utilizzare quegli strumenti risultava ostico ad altre persone, invece per me era un mondo conosciuto. Ecco, innanzitutto vorrei fare anche un appello ai genitori. Vorrei dire ai genitori che è importante che loro sostengano i loro figli nel processo di scelta, ma è altresì importante che siano i loro figli a scegliere la scuola più adatta a loro, in base alle propensioni, in base alle attitudini, alla loro curiosità. E quindi è molto importante che facciano da guida, ma al contempo lasciano poi la giusta libertà di scelta. Che cosa possono fare questi ragazzi dopo aver conseguito il titolo chimico-biologico? Possono decidere di insegnare, come sto facendo io,
entrando in apposite graduatorie, possono decidere di continuare gli studi, quindi con l'università, possono decidere di lavorare presso laboratori di analisi, presso centri di ricerca, quali il CNR, come tecnici di laboratorio, per effettuare delle analisi sulle acque, sugli alimenti e quant'altro. Insomma, è un diploma molto spendibile e soprattutto non vincola necessariamente, nel proseguire quindi con gli studi universitari. E questo è molto importante, oltretutto dando la possibilità poi di, poter scegliere vari settori lavorativi, incrementa poi, le possibilità lavorative e sappiamo che oggigiorno trovare un lavoro è molto molto complicato. È molto duro. Vorrei dire anche un'ultima cosa, che tramite le conoscenze teoriche che i ragazzi hanno acquisito e grazie al laboratorio, quindi all'attività pratica, i ragazzi hanno fissato meglio i concetti, si sono divertiti. Molti per esempio hanno creato dei saponi, geli igienizzanti per le mani, hanno imparato a eseguire dei controlli sulla qualità alimentare, sull'igiene degli alimenti, sulla pasta, sui formaggi, sulla carne ad esempio, hanno imparato a discriminare un buon vino, un buon olio, quindi in base a delle caratteristiche oltre che organolettiche anche chimiche. Quindi analisi sull'olio, sul vino e sulle acque. E quindi hanno imparato davvero, davvero tanto dal punto di vista laboratoriale. Quindi, che dire, non voglio rubarvi ulteriore tempo, spero di esservi stata d'aiuto con la mia piccola esperienza, che vi abbia chiarito un po' di dubbi. E vi auguro una buona scelta. E se amate la scienza, anche voi scegliete Naudi, il corso chimico-biologico. Ciao a tutti!